Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a effettuare una operazione. Un'operazione perché è successo un fatto molto grave e quindi dobbiamo correre ai ripari. Un po' esagerato. Ragazzi, in questo video cosa andremo a fare? Nei giorni scorsi, nei giorni precedenti è stata presentata la PS5. Noi oggi andremo a trasformare la mia PlayStation 4, che non funziona più, adesso vi spiego, in una PS5, più o meno. Perché ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo. Praticamente la mia PlayStation 4 funziona, solo che qual è il problema? Perché per funzionare funziona tutto properly, come si suol dire, però c'è un problema fondamentale. Non partono più i giochi. Cioè ragazzi, se andassi a avviare ad esempio Monopoly, gioca a cazzo, così lo fa per tutti i giochi. Ho provato a disinstallare, a reinstallare, a ripristinare, a formattare la PlayStation. Tutto funziona, tranne i giochi. Però nella fase di caricamento proprio del gioco in sé, crasha l'applicazione per un errore che, cercando su internet, non ho trovato niente. Premiamo X, andiamo avanti nel nostro fantastico videogame. Vai in caricamento. Non funziona un cazzo. Mi appare sto errore che è CE34878-0. Ho segnalato il problema, ovviamente non si risolve niente e non parte più un cazzo. Quindi sostanzialmente io penso, spero, che è un problema all'hard disk, un problema all'interno dell'hard disk, perché non ho mai modificato questa PlayStation, non l'ho mai toccata, non l'ho mai upgradata. Con l'occasione ho deciso di salvarla, innanzitutto perché mi serve, perché devo farci dei video, quindi la devo salvare perché mi serve per lavorarci un attimino finché esce la PS5, poi la mando a fanculo. Pacchettino di Amazon, andiamola a salvare. Ho deciso di trasformarla, appunto, come vi dicevo prima, in una piccola PlayStation 5, rendendola un po' più veloce con un SSD. Un SSD molto base da 500 giga, l'ho pagato pochissimo questo SSD, tipo 50 euro, forse anche meno. Speriamo che quantomeno che uno riprenda a funzionare, che è la cosa più importante, e che due non ci metta quei 15 minuti buoni a caricare GTA 5 online. Quindi iniziamo ad adoperarci. La prima cosa da fare prima di andare a operare la nostra PlayStation e fare quindi un upgrade del hard disk, dobbiamo munirci di chiavetta, una qualsiasi chiavetta. Questa è da 256 giga, io spero la legga, ma credo di sì. Dobbiamo andare sul sito della PS4, scrivo su Google software, download software di sistema PS4, e dobbiamo andare a scaricare l'ultimo aggiornamento su una chiavetta USB, ovviamente. Quindi andiamo a scaricare il file di reinstallazione di PS4, che è questo qui, e ce lo sta scaricando. È di ben 1 giga, quindi adesso aspettiamo il download. Vi faccio vedere pure come si mette sto cosa all'interno della chiavetta e poi possiamo procedere effettivamente alla sostituzione dell'hard disk. File di PS4 scaricato, la chiavetta ragazzi deve essere totalmente vuota. Andiamo a creare una cartella all'interno chiamata PS4 tutto in maiuscolo, ovviamente. Se si dà una mossa sta chiavetta, ok, perfetto. E all'interno di quest'altra chiavetta dobbiamo andare a creare un'altra cartella. Cioè all'interno di questa cartella dobbiamo creare un'altra cartella, chiamata sempre in maiuscolo update. Salviamo il tutto e all'interno di questa cartella che abbiamo appena fatto dobbiamo trasferire il file che abbiamo scaricato prima. In questo modo, quando andremo a mettere la chiavetta all'interno della PS4, quando appunto non ci sarà il sistema operativo, riconoscerà che è stata inserita una chiavetta di backup e vedremo come funzionerà il tutto. Andiamo a operare. PlayStation smontata. Tra l'altro ragazzi, un piccolo aneddoto su questa PlayStation: questa è la prima PlayStation 4 che sia mai uscita. Cioè non è la Slim, non è la Pro, è la primissima, quella proprio brutta del me. Tra l'altro pure vecchissima, i giochi laggano da fare schifo all'interno di questa console. Non ho mai avuto il bisogno di cambiarla, ed è la primissima che ho comprato e ancora funziona. Anche se mi è stata cambiata una volta perché aveva il LED blu, quello che faceva morire la console, quindi una volta mi è stata sostituita in garanzia. Però comunque è l'originale. Quindi per cambiare l'hard disk dobbiamo semplicemente alzare questo pannello qui, in questo modo, quello lucido. Non appena abbiamo smontato il pannello, subito in questa parte di PlayStation ci viene mostrato appunto subito l'hard disk, che possiamo smontare. Tra l'altro da notare il dettaglio che la vite ha il triangolo, il quadrato, il cerchio e la X. Quindi andiamo a smontare. Mi sono munito di questo, anche se secondo me è eccessivo, però va bene comunque. No, serve un cacciavite molto più piccolo. Lo prendo. Mi sono attrezzato di valigetta, vi lascio il link di questa valigetta qua sotto in descrizione, così come l'hard disk. Sono tutti gli utensili per spaccare la PlayStation. Quindi andiamo a prendere la punta piccola, ok, e andiamo a smontare stavolta. Beh, oh, ora sì. Andiamo a smontare questa vite qui, che è quella che fissa sostanzialmente l'hard disk al case della console, e tiriamo via l'hard disk. Una cazzata ragazzi, un'immensa cazzata. Tra l'altro questo è un hard disk 5000 giri pure. Vecchia vecchia scuola questo hard disk. Comunque andiamo a smontare le quattro viti
che tengono l'hard disk, diciamo, a questa base di alluminio. Vi smontiamo la prima vite, smontiamo la seconda, smontiamo la terza e smontiamo la quarta, nonché l'ultima. Usciamo l'hard disk, questo io lo conservo, poi provo a formattarlo con un computer, vediamo se si riprende. Quindi andiamo a prendere l'SSD nuovo, che ripeto è della Crucial, nulla di che, cioè non è un hard disk super prestante, ma sicuramente sempre meglio di questo schifo, che l'ha preinstallato in origine. C'è anche questa roba. Come era messo l'hard disk? Così era messo, vero? Potete mettere i connettori dentro? Sì, ok. Era messo così, perché dobbiamo ricordarci il verso. Quindi andiamo a mettere l'SSD in questa posizione. Iniziamo ad avvitare. Vorrei graffire la PlayStation 4, per favore, ci mettiamo qui. Dobbiamo avere un po' di precisione perché i buchi dell'SSD non appattano benissimo. Quindi devo essere un po'. Ok, perfetto, preso. Dopo che abbiamo preso questi due, raga, è tutto easy. Ok, non stringiamo tanto perché altrimenti si spacca. Quindi mettiamo quest'altra. Per me è come upgradare l'hard disk a un computer. Non cambia assolutamente niente. Una cosa buona che ha fatto Sony, quantomeno, quando ha ingegnerizzato l'abominio di PS4, è stata la facile sostituzione dell'hard disk. Perché l'avrebbe potuto mettere ben più in culo. Invece in realtà l'ha messo subito qui, facilmente upgradabile. Tra l'altro, se si cambia l'hard disk a una PlayStation, non si perde la garanzia. Questa è una cosa molto importante. Abbiamo messo l'SSD. Adesso andiamolo a reinserire in questa maniera, sperando che i contatti siano nella stessa posizione della scheda madre. Vediamo. Ma ragazzi, preciso, perfetto. È stata l'operazione più veloce del mondo. Quindi andiamo a rimettere la vita che tiene poi caricato l'SSD a questo punto nel case e possiamo rimettere il nostro tappo. Operazione completata. Vediamo se accende e se funziona adesso. Quindi, momento della verità. Ragazzi, è povero. Ok, accendiamo prima la TV e mettiamo in HDMI 4. Importantissima questa procedura e da non sbagliare. Semplicemente perché ho letto così, non so se è da non sbagliare. Quindi, mettiamo la chiavetta che abbiamo appena fatto in una porta della PlayStation e clicchiamo il tasto di accensione finché non sentiamo due bip. In teoria, in questo modo si dovrebbe avviare in modalità provvisoria. In teoria, proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Stacchiamo il dito. Si dovrebbe avviare in modalità provvisoria, in teoria, se abbiamo fatto tutto in modo corretto. Devo connettere, ovviamente, siccome non essendoci il software, devo connettere il cavo del joypad via USB. Che okay, colleghiamo il joypad collegato. Accendiamo. Oh, perfetto. L'unica cosa che ci fa fare, come potete vedere, cioè io clicco, non succede niente, è inizializza PS4. Reinstalla software di sistema. Clicchiamo X. Così la connessione è fatto, in teoria. Ok. Vediamo se trova il sistema che abbiamo messo nella chiavetta. Dobbiamo formattare la chiavetta in exFAT. Questa cosa non la sapevo. Andiamola a fare. 12 seconds later. Ho riformattato in exFAT la chiavetta. Spero che la legga perché è da 250 giga sta chiavetta, quindi non lo so. Oh, la PS4 verrà inizializzata, tutti gli utenti e tutti i dati verranno eliminati. Sì. Quindi adesso facciamo finire. Si è accesa. Beh, quantomeno si è accesa Sony. Ah, il primo avvio, ragazzi. Non lo guardavo tipo da... Ah, che bello. Lacrimuccia. Oh sì, che bello. Molto carino. Vabbè, sostanzialmente, per accendersi si è accesa. Adesso la configuro, installo qualche gioco e vediamo se effettivamente il problema si è risolto. Però tipo il software si è installato, guardando la registrazione dal timelapse che ho fatto, tipo in 2 minuti e mezzo. Cioè, velocissimo. Quindi adesso la configuro e poi vediamo se funziona il tutto. Non so quanto tempo sia passato dall'ultima clip perché non mi ricordavo ovviamente la password. Però funziona tutto. Oddio, in teoria funziona tutto. Siamo nel menu di gioco. Ho scaricato sia Monopoly, che è l'unico gioco che ho che occupa poco per scaricarlo. Ora sto scaricando pure PES 2020. Al momento sta andando tutto bene. Provo PES, che anche questo non si avviava. Confermiamo tutto a muzzo, raga, tutto a muzzo, tanto per vedere se funziona. Già un gran risultato. Già è un gran risultato. Vediamo se mi fa muovere qualcosa. Ah, ok, questo incredibilmente funziona. Va bene, cioè nel senso funziona tutto. In teoria dovrebbe essere più veloce, anche se non farà i miracoli, però dovrebbe essere un po' più veloce. Che si avvia PES è un gran risultato. Devo vedere se funziona il disco, ma penso di sì. Quindi basta, vediamo. Devo giocarmi della sto fase che non l'ho mai giocato. Quindi adesso lo inizio.